Buon pomeriggio Sud a tutti, ben ritrovati in diretta. Oggi puntata speciale dedicata all'arrivo della Madonna di Fatima a Terlizzi. Pochissimi minuti fa è arrivata la Sacra Effigie. Terlizzi con gioia l'ha accolta direttamente dal suo santuario in Portogallo. Madonna che per noi credenti possa portare il suo messaggio di pace, di salvezza. In collegamento con noi ci sarà il collega, il giornalista Andrea Catino, qui in studio con me, Don Alessandro D'Angelo. Restate con noi, c'è la sigla. Eccoci qui, allora, come dicevamo, c'è grande gioia, c'è stata grande attesa per la comunità di fedeli per l'arrivo della statua della Madonna di Fatima a Terlizzi, dove sarà pellegrina da oggi fino al prossimo 13 maggio. Questo sarà un momento particolare che farà da apripista alla preparazione alla preghiera per preparare il cuore all'anno santo del 2025, il giubileo, ogni 25 anni, come sapete. Allora, vado subito dai miei ospiti e parto subito da Don Alessandro D'Angelo, benvenuto in diretta con noi. Buon pomeriggio Francesco, grazie. Mi aprite invece, grazie anche a te, a lei, mi aprite il collegamento cortesemente con il collega Andrea Catino. Andrea. Sì, siamo qui, grazie, grazie per la linea. Come puoi vedere siamo al centro della processione che è dallo stadio comunale, ora sta attraversando la città. È chiaro dalle immagini alle nostre spalle che è un grande evento per tutta la comunità che è qui per strada. Come potete vedere ci sono tutte le autorità, il sindaco, il vescovo che tra poco avremo con noi. Anzi, ne approfitto, visto che siamo qui, chiediamo subito al vescovo, è un momento importante per la comunità e per tutta la diocesi. Certamente, è un bel dono che noi riceviamo come comunità cittadina di Terlizzi, ma anche come diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi, la visita della Sacra Immagine della Madonna di Fatima. Siamo nel mese dedicato a lei, a Maria, ed è un dono per noi. Ecco, è una esortazione che la mamma fa ai propri figli di convertirsi, di pregare, di fare opere buone, per cui penso che sia, rispetto a tante altre opportunità, occasioni, una circostanza più rara che quotidiana, che comune, quella di sentire anche la vicinanza fisica della venerata immagine della Madonna di Fatima. Noi preghiamo per la città, per tutti i bisognosi, per gli ammalati, i piccoli, per i nostri governanti e per chi si affida alle nostre preghiere. Vescovo, una benedizione per i nostri telespettatori. Come no, davvero, che il Signore vi benedica per l'intercessione di Maria Santissima, Madonna e Regina di Fatima, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sindaco, un momento storico per la città di Terlizzi che è tutta qui accanto a voi. Un momento storico perché Terlizzi e i cittadini terlizzesi, come quelli di tutta la diocesi, si caratterizzano per la loro devozione alla Madonna, la Madonna che si manifesta in tutte le sue declinazioni. Oggi per noi la Madonna di Fatima qui davvero raccoglie tutti quanti come fratelli e sorelle di un'unica grande comunità che vuole tutto il meglio, non soltanto per la comunità ma anche per tutte le famiglie. Quindi si pensa a chi non sta bene, a chi ha bisogno, insomma, di ritrovare proprio quel senso di fratellanza e di comunità che ci rende solidali tra noi. E ringraziamo davvero per questo dono, Sua Eccellenza. Grazie Sindaco, grazie Eccellenza, ci rivedremo tra poco, lasciamo proseguire la processione che seguiremo appunto fino all'ingresso della chiesa, andando anche a ricostruire quella che è la storia di questa tradizione, di questa peregrinazione mariana. Quindi ora so che in studio ci sono anche tanti altri ospiti che si interfacceranno con i nostri ospiti qui per strada. Qui accanto a me ho anche la nostra professoressa Gianna, che ora tra poco vedremo inquadrata con noi, a cui voglio chiedere qual è la storia di questa peregrinazione mariana.
Allora, intanto buonasera a tutti, è un piacere e un onore vivere questa esperienza per la quale veramente vogliamo ringraziare intanto la mediazione del nostro Vescovo Monsignor Cornacchia, sicuramente la Concattedrale nella figura del Parroco Don Roberto, perché devo dire che sono abbastanza emozionata, è un evento di portata straordinaria per il nostro paese e mi fa ripercorrere con la memoria l'idea che tutto questo è nato grazie a quello che è stato l'interesse di un sacerdote berlinese subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, che cominciò ad avvertire la necessità di far vivere alla gente, soprattutto in quei momenti veramente difficili, di disperazione, l'affetto, la vicinanza di Maria. E quindi nell'anno successivo, quindi siamo nel 1946, un rappresentante del Lussemburgo di una comunità cattolica femminile ripropose di nuovo questo evento per il quale si auspicava questa peregrinazione che soprattutto dovesse arrivare almeno sino alla Russia, poi fermarsi, però doveva arrivare, perché questo fra l'altro era nelle idee, nelle intenzioni della Madonna, lo aveva esplicitamente chiesto nella sua apparizione. Ricordiamo che la prima apparizione è stata quella del 13 maggio del 1917 ai Tre Pastorelli, e quindi di lì è cominciata questa peregrinazione che oggi ci fa vivere questo meraviglioso momento, lo fa vivere appunto a tutta la comunità terlizzese e che ricordano soprattutto, ecco, guardando questa meravigliosa statua che è stata praticamente realizzata esattamente come la descrisse Lucia dos Santos, poi diventata Suor Lucia, come la signora vestita di bianco, che noi possiamo ammirare, che apparve dapprima preceduta da una luce folgorante e che apparve ai Tre Pastorelli. Ecco, allora ora in questo momento sacro dell'ingresso della Madonna all'interno della Chiesa, io restituisco la linea allo studio e ci colleghiamo tra pochissimo con gli altri ospiti. Certo, torniamo tra poco da te, Andrea. E come giustamente ricordava la professoressa, la Madonna di Fatima che apparve per la prima volta a questi Tre Pastorelli nel 1917 in Portogallo, Lucia, Giacinta e Francesco, dando loro dei messaggi che sono giunti fino ai giorni nostri, no? Era proprio il 13 maggio, non a caso celebriamo la Madonna di Fatima proprio in quella data, commemorando la sua prima apparizione a Cova da Iria, in Portogallo appunto. Allora, Don Alessandro. Beh, Francesco, io credo che l'emozione che stanno provando a Terlizzi in questo momento sia la nostra stessa emozione, perché è come se con il cuore anche noi fossimo lì in questo momento. Non c'è luogo cristiano, cattolico in tutta la terra che non senta un particolare legame, una particolare devozione nei confronti della Madonna. Un po' tutti siamo grati a lei per il suo amore, per la sua presenza, soprattutto per il suo essere regina della pace. Io credo che la Madonna di Fatima oggi voglia comunicare a tutti noi, non solo ai cittadini di Terlizzi, perché se c'è una trasmissione televisiva evidentemente non si vuol rendere partecipi di questo momento soltanto una cittadina, ma tutti, infatti, coloro che seguono, lasciare al cuore di tutti noi un messaggio di pace. Il motivo per cui la Madonna è apparsa a Fatima qual è? Il desiderio da parte del Papa e da parte di tutti di avere la pace. Era scoppiata la Prima Guerra Mondiale, la Madonna appare il 13 maggio 1917, siamo nel cuore della Prima Guerra Mondiale e l'intervento forte del Papa di allora, Benedetto XV, credo che abbia un po' bussato al cuore di Dio, alle porte del cielo, affinché Maria potesse dare un segno concreto della sua presenza. La Madonna che
sceglie di manifestarsi non a dei dotti, non a delle persone importanti, ma a dei bambini sconosciuti, umili, semplici. Mi vengono in mente le parole di Gesù nel Vangelo, dove dice: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Giacinta, Francesco, Lucia non erano piccoli soltanto anagraficamente, ma erano piccoli perché umili, poveri pastorelli. Qualche decennio prima la Madonna era apparsa ancora una volta in un altro posto, tutt'oggi ancora molto venerato, Lourdes, sì, ad un'altra piccola fanciulla, anch'essa pastorella, Bernadette. E questo ci fa comprendere che il messaggio di Maria è un messaggio... La Madonna stessa poi avrebbe chiesto a questi pastorelli la costruzione del santuario. La costruzione di una chiesa, la costruzione prima di una cappella, che poi è diventata chiesa, santuario, perché tutti potessero recarsi lì ad invocare Dio come Signore del cielo, Signore della terra, ma soprattutto Signore della pace. Don Alessandro, la interrompo un attimo, sentiamo il discorso, certamente, sì, il discorso del vescovo della diocesi Molfetta, Monsignor Domenico Cornacchi. Ha detto che l'uomo che ha speranza vede il futuro che illumina il presente. La speranza è ciò che ci fa gustare il presente, però guardando al futuro. E chi ha fede, succede che il futuro viene anticipato all'oggi. Il futuro è il paradiso, è la luce eterna, è la pace senza confine. Noi che abbiamo fede e speranza dobbiamo seminare qua giù semi di speranza, coltivarli attraverso la carità, la benevolenza, il perdono reciproco. Questo è il messaggio che Maria ha dato ai tre bambini a Fatima più di un secolo fa, nel 1917, alle porte di Fatima in Portogallo. Maria è apparsa ai piccoli Francesco, Giacinta e Lucia. Accogliamo anche noi questo messaggio, carissimi. Ci affidiamo a Maria e sappiamo che anche Terlizzi, come le città che compongono la nostra diocesi, è una città mariana. E diciamo insieme: Maria, intercedi per noi presso il tuo figlio. Maria intercedi per noi presso il tuo figlio. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria Regina di Fatima, prega per noi. Maria Regina di Fatima, prega per noi. Maria Regina di Fatima, prega per noi. Guardando Maria, ripetiamo nel nostro cuore: o Maria, Madre di Gesù e della Chiesa, noi abbiamo bisogno di te. Desideriamo la luce che si irradia dalla tua bontà, il conforto che ci proviene dal cuore tuo immacolato, la carità e la pace di cui tu sei regina. Ti affidiamo con fiducia le nostre necessità, perché tu le soccorra, i nostri dolori, perché tu li lenisca, i nostri mali, perché tu li guarisca, i nostri corpi, perché tu li renda puri, i nostri cuori, perché siano colmi di amore e di contrizione, e le nostre anime, perché con il tuo aiuto si salvino. Ricorda, Madre di bontà, che alle tue preghiere Gesù nulla rifiuta. Concedi sollievo alle anime dei cari defunti, guarigione agli ammalati, agli agonizzanti. Sia di aiuto ai nostri giovani, concedi loro fede e concordia, aiuto e comunione alle nostre famiglie,
pace all'umanità intera. Richiama gli erranti sul retto sentiero, donaci molte vocazioni e santi sacerdoti. Proteggi il Papa, i Vescovi e la Santa Chiesa di Dio. Maria, Regina di Fatima, ascoltaci e abbi pietà di noi. Volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi. Dopo questo esilio, mostra a noi Gesù, frutto benedetto del tuo grembo, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen. Salve, o Regina, Madre misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra. A te ricordiamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, tementi e piangendo questa valle di lacrime. Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. E per intercessione di Maria Santissima, Regina di Fatima, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discende su di voi, sulla nostra città di Terlizzi, sulla nostra diocesi, sul mondo intero e vi rimanga per sempre. Amen. Viva Maria! Viva Maria! Viva Maria! Viva Maria! Salutiamo Maria! Tredici maggio apparve Maria ai tre pastorelli in cova di Lia. Ave, ave, ave Maria, ave. Vedete, c'è grande emozione, c'è affluenza di pubblico. Andiamo per pochi istanti in pubblicità a questo punto. Torneremo in diretta a Terlizzi tra molto poco. Restate qui. Ben ritrovati in diretta qui a Pomeriggio Sud, speciale dedicato alla Madonna di Fatima. Stiamo in collegamento con Terlizzi in diretta, stiamo vedendo quella che è respirando, quella che è l'emozione, una giornata importante non soltanto per la comunità di Terlizzi e dei suoi circa 26.000 abitanti. Don Alessandro. Beh, l'esperienza che la comunità terlizzese sta vivendo è un'esperienza di grande fede. Come dicevo prima, non c'è nessun cuore di cristiano che non sia legato a Maria, che tra l'altro è la madre di tutti noi, come non c'è nessun bimbo che non sia legato al cuore della propria mamma. Mi piace mettere in risalto, Francesco, uno che degli elementi di Maria non deve mai passare in secondo piano, che è il suo legame con il figlio Gesù. Quando noi guardiamo a Maria, pensiamo a Maria, non dobbiamo mai dimenticare che lei ci conduce sempre al figlio. A volte un po' la devozione nel popolo cristiano si concentra molto sulla figura di Maria senza volgere lo sguardo a Gesù. Io credo che il motivo per cui Maria sia stata scelta da Dio è stato proprio quello di portarci a Gesù, lei che lo ha portato in grembo. Come dice San Bernardo nel Cantico del Paradiso di Dante, Vergine Madre, figlia del tuo figlio.
E questo deve sempre ricordarci che la presenza di Maria nella nostra vita deve essere sempre una presenza di accompagnamento verso Gesù, certo, che poi che sì, è certo. La meta del nostro cammino. Tanto vedo il nostro Andrea con il sindaco di Terlizzi, Michelangelo De Chirico. Andrea, a te. Sì, siamo con il primo cittadino che oggi appunto rappresenta tutta la comunità, e bisogna dire che per la comunità questo è un giorno che probabilmente rimarrà da scrivere negli annali, rimarrà nella storia. Beh, io penso quando prima venivano a far visita i cardinali, no? Quindi si teneva il libro da cui poi noi abbiamo ereditato certe testimonianze. Oggi, grazie anche alle testimonianze video e foto, quindi abbiamo l'opportunità di dire che è un giorno storico per la città, per il cuore dei terlizzesi, perché ospitare qui la Madonna di Fatima significa racchiudere tutto l'anno mariano che ci vede impegnati con la Madonna del Rosario, con la Madonna di Sovereto, con la Madonna di Costantinopoli. Quindi in tutte le sue declinazioni la Madonna è qui a raccogliere i suoi fratelli, a raccogliere tutti i concittadini che vivono durante l'anno sempre con la devozione mariana che è proprio insita nel popolo terlizzese. C'è un rapporto speciale dei cittadini di Terlizzi con la Madonna, questo legame mariano è così forte? È così forte perché poi si innescono e si, come dire, si sovrappongono non soltanto il culto, la religione, la fede, ma si sovrappone con il folklore, con la tradizione, per cui Terlizzi, Sovereto, la Madonna di Sovereto, poi la festa patronale che si tiene con la sfilata del carro trionfale, quindi il cittadino terlizzese e la cittadina terlizzese si legano indissolubilmente con la Madonna. Ecco, oggi questa celebrazione continuerà per le vie, qual è il programma? Il programma è che alle 18 parte la processione e alle 19 si raggiunge la cattedrale dove ci sarà la Santa Messa. Per cui siamo tutti quanti qui, ora in questo momento siamo presso la Chiesa della Stella, dove esattamente c'è da poco tempo si è celebrata la festa della Madonna della Stella. Siamo nel punto proprio dove il carro trionfale viene costruito, peraltro, quindi è un luogo che è molto a cuore a tutti i terlizzesi. E noi aspettiamo che ognuno poi, al di là ora della cerimonia, al di là del folklore e del momento emozionante, perché davvero vedere arrivare e scendere la Madonna dall'elicottero nello stadio comunale è stato un momento anche di, non capita tutti i giorni di vedere un elicottero attirare per questi bellissimi motivi, e quindi grazie anche a Don Roberto che ha organizzato tutto questo. Oggi abbiamo raccolto i petali dei fiori presso il mercato dei fiori, e ringrazio il direttore del mercato con i suoi collaboratori, ma non soltanto, abbiamo veramente mobilitato anche l'allestimento della piazza dinanzi al sagrato della cattedrale. Ecco, tutta la comunità ha voluto dare il piccolo contributo perché questa grande festa diventi e venga ricordata nella storia da parte di tutte quante le famiglie terlizzesi. Ecco, appunto siamo qui con un altro grande protagonista di questa giornata, e possiamo dire che intanto liberiamo il sindaco, che sicuramente appunto proseguirà con gli appuntamenti istituzionali. Approfittiamo della presenza appunto di Don Roberto, che è stato uno dei promotori di questa giornata che è importante per tutta la comunità di Terlizzi, ma anche per tutta la diocesi, quindi per tutti i fedeli di un territorio molto ampio. Abbiamo avuto la grande possibilità di ricevere in dono la Madonna di Fatima direttamente dal santuario del Portogallo, e quindi questa opportunità è un'opportunità per tutti quanti noi per avvicinarci di più al Signore. Ricordate quello che dice la Madonna quando ai pastorelli dice: fate penitenza e poi vivete nella conversione, pregate perché avvenga sempre di più una buona conversione nell'animo di tanti, pregate per i peccatori. E quindi tutti quanti noi ci sentiamo peccatori e sentiamo la necessità di avvicinarci alla Vergine Santa che ci porta a Gesù e di ricevere la sua infinita misericordia. Quindi un'occasione di conversione per questa nostra città di Terlizzi. È una buona opportunità quindi vivere maggiormente questi giorni nella preghiera attraverso il programma che è stato scandito in questi 4 giorni fino al 13 di maggio, giorno ecco, dedicato proprio alla Madonna di Fatima. Si è creata con il santuario questa opportunità proprio di condividere i giorni della festa dedicata a Maria,
e quindi grazie al nostro Vescovo Domenico abbiamo ottenuto subito il nulla osta per ricevere in dono la Sacra Immagine e oggi noi siamo felici, siamo contenti di questo bel momento che è condiviso al tempo stesso in tutta la diocesi, nei paesi limitrofi e devo ringraziare l'amministrazione comunale che davvero si è resa disponibile alla grande collaborazione per accogliere insieme alle forze dell'ordine, a tutti i volontari, la Madonna appena giunta qui in elicottero. Quindi un grazie di cuore a tutti. Ecco, grazie, grazie a lei Don Roberto. Approfittiamo appunto della sua presenza qui per chiedere se ci sono domande dallo studio. Abbiamo appunto uno dei protagonisti della giornata. Certo, Don Roberto, un momento che servirà non soltanto agli abitanti di Terlizzi, ma all'intera comunità che non è esclusivamente della Puglia, non è esclusivamente del Sud Italia, in un particolare momento mondiale delicato. Sì, appunto dallo studio ci dicevano che questo è un momento che non è solo dedicato poi alla comunità di Terlizzi e della diocesi, ma è un momento che coinvolge tutta una zona molto più ampia, anche possiamo dire regionale, nazionale, in un momento storico molto delicato in cui appunto anche le profezie e quindi tutto lo storico diciamo che capita in un momento perfetto e ci dà un respiro molto più ampio per questo evento. Sì, dunque quando la Madonna appare ai tre pastorelli chiede di pregare per la conversione della Russia. Noi siamo in un momento delicato e particolare non solo per la Russia, per l'Ucraina, ma anche per la terra della Palestina, della terra di Israele. In questo momento più che mai, ecco, si vivono queste tensioni e il messaggio di Fatima oggi più che mai è attuale perché riporta proprio quelle intenzioni di Maria. E sono le intenzioni di pace che la Vergine Santa porta a nome del Signore Gesù, del Signore Dio, chiedendo a tutti quanti noi di vivere di più nella pace. Quindi oggi più che mai è un messaggio forte che, come dicevi tu, ecco, non riguarda soltanto la nostra città oggi, ma riguarda il mondo intero che è investito da questo malessere, direi, e che ha bisogno di conversione. Quindi è l'occasione anche per pregare di più, perché la Madonna e il Signore possano illuminare le menti di tutti i governanti per tendere a un mondo di pace. Ecco, magari approfittiamo di questa occasione, della sua presenza, per ricordare anche a chi è a casa la storia delle apparizioni, appunto, dei messaggi mariani. Sì, siamo nel 1915, è proprio lì, in quella che attualmente è chiamata la terra di Fatima, era la cova di Ria, lì invece questi tre fanciulli incontrano la signora vestita di bianco. Che bella questa immagine di questa signora che loro non sanno chi è. Dopo, alla fine, la Madonna si rivelerà come la Madonna del Rosario, quindi la Madonna della preghiera. Ma prima invece i bambini sanno dire soltanto che è apparsa una signora vestita di bianco. È la signora che è giunta qui, ecco, è la nostra Madonna. E quando si rivela ai pastorelli, i genitori, i compaesani, il sindaco restano a bocca aperta perché non riescono a comprendere se è una fantasia di questi fanciulli o se è una cosa seria. E noi sappiamo che invece dopo, ecco, gli accertamenti si comprende che è una cosa seria, che la Madonna davvero è apparsa e quando appare compie anche prodigi e miracoli come il fenomeno del sole. In quel 13 ottobre del 1917, ultima delle sei apparizioni della Madonna, quando la Madonna fa vedere attraverso questo segno la grandezza di Dio, questa pioggia che bagna tutti e questo sole che dopo un attimo asciuga tutti coloro che erano bagnati dalla pioggia, insomma benedetti da Dio e rialzati, risanati da quella pioggia che li aveva tormentati. Un po' come la vicenda di Padre Pio, che a letto con un grave tumore che gli è stato riscontrato, viene a conoscenza dell'arrivo della statua della Madonna di Fatima a San Giovanni Rotondo e lui, nel momento in cui la Madonna si alza in elicottero, sente un brivido, un fuoco dentro di sé
in quel momento lui percepisce una presenza, scompare il tumore. Dirà in seguito colui che guidava l'elicottero che non sa che cosa è accaduto, sta di fatto che l'elicottero per 3 volte girò attorno al convento di San Giovanni Rotondo, di Padre Pio. Ecco la presenza di Dio, che noi ci auguriamo anche questi giorni possa convertire tanti uomini e tante donne nel nostro tempo. Ecco, proprio su quelle che furono le tutte le visioni di quei giorni, c'è stato un riconoscimento puro della Chiesa di quanto è avvenuto? Sì, beh, la Chiesa è sempre prudente, ma al tempo stesso con quella semplicità aiuta a procedere, a far sì che il popolo possa camminare seguendo il suo Dio. Ebbene, ecco, la vicenda dei segreti cosiddetti non sono altro che delle rivelazioni che ci hanno aiutati a comprendere l'amore di Dio per noi. I segreti, appunto, molti, appunto, il punto di vista che viene dato è che è un unico segreto diviso in più parti, diciamo, in 3 fasi. Sì, sono diverse le rivelazioni che ha compiuto la Madonna. Forse quella che più, ecco, ha impressionato è quella riguardo al cosiddetto segreto di Fatima, il terzo segreto di Fatima, che parla di quest'uomo vestito di bianco che insieme a vescovi, sacerdoti, religiosi, al popolo di Dio, cammina sulle macerie. E mentre lì, sulle macerie, sale verso un monte e lì si inginocchia dinanzi a una croce e i soldati sparano, uccidono il Papa, i vescovi, i sacerdoti, il popolo di Dio. È una visione, no, che a sentirla fa una brutta sensazione, ma in realtà proprio il Papa Ratzinger, Papa Benedetto XVI, ecco, nell'interpretazione di questo testo faceva comprendere, già quando non era ancora Papa, quindi da cardinale, che quella visione aveva a che fare con una persecuzione che la Chiesa vive e vivrà sempre, una Chiesa che dovrà combattere per manifestare l'amore di Dio, ma che non perderà mai, perché la Madonna dice: il mio cuore trionferà. E quindi questa è la bellezza del messaggio evangelico di Fatima. Ecco, il messaggio di Fatima che oggi appunto dalla Chiesa è pienamente riconosciuto, ma nelle cronache di quei giorni appunto si ricostruisce che quando i bambini, i ragazzini svelarono di aver avuto questa visione, all'inizio furono frenati anche dal sindaco della città perché avevano paura di quello che sarebbe successo in città, di disordini. Sì, addirittura proprio nel mese di luglio i ragazzi non riuscirono, i pastorelli, a raggiungere la Madonna secondo l'appuntamento previsto, ma fu il 19 di luglio, proprio perché, ecco, ci sono stati questi interventi da parte del sindaco, delle autorità, che impedivano tutto ciò, ma è la forza di Dio che poi invece permette tutt'altro, e quindi le rivelazioni certamente si sono compiute per manifestare l'amore di Dio in mezzo al suo popolo. Okay, allora io ne approfitterei anche per non bloccare Don Roberto, con cui sicuramente ci continueremo a vedere tra poco per il proseguo appunto della cerimonia, e chiedo appunto allo studio se ci sono domande. Torniamo in collegamento, non preoccuparti Andrea, torniamo con te dopo. Vengo qui, venite qui in studio perché pensavo a quello che poi dicevano gli ospiti, proprio alla scelta del corpo celeste, no? Della Madonna, di eleggere, di scegliere dei bambini campagnoli, dei bambini analfabeti, esclusi da un contesto socioculturale dell'epoca, completamente esclusi. È una scelta che Don Alessandro lascia un po' tutti impreparati, perplessi, e parlo delle autorità religiose del tempo, delle autorità civili, ma anche delle stesse famiglie dei 3 pastorelli. Beh, se pensiamo a queste 2 apparizioni più grandi, che sono state l'apparizione di Lourdes prima e di Fatima dopo, hanno in comune queste entrambe apparizioni, queste 2 apparizioni, gli ostacoli che i veggenti hanno avuto non solo da parte delle autorità militari, da parte delle autorità civili, ma addirittura da parte delle autorità religiose. Sappiamo bene la vicenda di Bernadette Soubirous, che subisce tantissimi
vive tantissimi ostacoli che proprio il suo parroco, il curato del suo paese, pone a questa piccola fanciulla. E sono gli stessi ostacoli che anche Lucia, Francesco e Giacinta vivono. Addirittura per alcuni giorni vengono arrestati, tutti e tre, vengono messi in prigione, sì. Non come forma di punizione, ma proprio per dissuaderli da questa possibilità di mettere se stessi in risalto anziché questa signora, questa Madonna che loro vedevano. Quindi la preoccupazione... Perché questi tre bimbi nel tempo sono stati anche vessati, sono stati anche minacciati? Sono stati minacciati, ma soprattutto hanno incontrato tantissimi ostacoli, perché vedere Fatima raggiunta in pochi mesi da circa 70.000 persone, perché in una delle ultime apparizioni pare ci fossero 70.000 persone, puoi immaginare, Francesco, certo che sì. Anche... tutto sia stato messo in subbuglio. Per anche cui... perché la veridicità degli accadimenti, no? Di tutto quello che poi si è verificato, è stato confermato da atei, da giornalisti, da tutti quei personaggi di fama internazionale che parlavano proprio di questo. Diciamo che... abbiamo delle prove concrete. Don Roberto ha utilizzato una parola importantissima che è classica nel gergo, potremmo dire, ecclesiastico, ossia? Che è la prudenza. Prudenza, certo. Don Roberto ha detto prima la Chiesa anche prudente. In questo caso è stata prudente, perché poi ci sono delle commissioni mediche, commissioni scientifiche. Facciamo un passo indietro, torniamo a Bernadette ha subito anche delle analisi sul suo cervello per capire questa fanciulla sta avendo delle allucinazioni oppure effettivamente si tratta di una realtà e di un'apparizione. Di apparizione, e quindi sono difficoltà e fatiche che questi piccoli hanno incontrato, ma dalle quali difficoltà sono sempre usciti illesi, potremmo dire, perché poi alla fine la veridicità del messaggio di Maria ha avuto la meglio sulla tiepidezza o anche sull'incredulità da parte dei sindaci, da parte di coloro che gestivano l'autorità politica del tempo e anche da parte dei curati, dei parroci. No, vero è che la diffusione e la venerazione appunto di Maria è diffusa in tutto il mondo. Questo significa che è venerata in ogni dove, ma in realtà voi religiosi ci insegnate che è un ponte, no? È uno strumento, sì, per ricongiungerci, sì, a Gesù, giusto? Non bisogna mai dimenticare che sì, si venera la Madonna, ma è sempre l'Altissimo che va in qualche modo venerato, ringraziato per il dono della vita speciale che abbiamo, ognuno di noi ha. Prima di tutto comprendere che Maria è una. Prima, quando parlava il sindaco di Terlizzi, ho sorriso un po', perché ha detto in questi giorni stiamo festeggiando Maria con il titolo di Madonna di Sovereto, Madonna di Costantinopoli, Madonna di Fatima. Una volta ribadito. Un bambino mi ha detto, scusa Don Alessandro, ma quante Madonne esistono? Ecco, questi sono dei titoli con i quali noi veneriamo. È facile o difficile rispondere a questa domanda? È molto facile, perché la mamma è una e quindi noi non possiamo... La natura ci dà già una risposta. E anche nella vita spirituale la mamma è una. Poi ci sono tanti titoli. Ma come tu dicevi prima, la Madonna deve sempre, e l'ho detto anche all'inizio della trasmissione, la Madonna deve sempre portarci a Gesù. Ecco, noi qui siamo in uno studio che si trova nella terra di Bari. Sì. A Bari veneriamo la Madonna, patrona della città e della diocesi, con un titolo molto bello, Madonna Odegitria, che deriva da una parola greca, odigos, che significa via, strada, significa colei che indica la via. Infatti la Madonna ha la sua mano destra verso Gesù bambino, proprio per dirci che guardando a lei i nostri occhi, gli occhi del nostro cuore, devono andare sempre il figlio Gesù. E la Madonna appunto è un ponte, uno strumento che deve sempre condurci al figlio. Ma poi basta leggere i Vangeli per accorgerci di come Maria non si sia mai messa in primo piano tutte le volte nelle quali è stata accanto al figlio. Un collegamento lo farei anche con
l'attualità e le diverse apparizioni sì. che avverrebbero in questi tempi, no? Penso alla signora Gisella, chi segue un po' di TV e chi è informato, lei afferma di vedere la Madonna. Adesso mi risponderà, però andiamo per pochi istanti in pubblicità, per cui restate con noi, carissimo pubblico. È l'unico programma, quello di Terlizzi, dedicato all'arrivo della Madonna di Fatima. Alle 18 ci sarà la processione che poi raggiungerà la concattedrale, dove alle 19 si terrà la celebrazione eucaristica con Don Roberto De Bartolo. E siamo ovviamente in diretta. Ci sarà presente la corale cittadina o l'Ubilelum, ci saranno canti diretti dal maestro D'Amato. Insomma, c'è tutto quel fermento che la cittadinanza attendeva da tempo. Allora, andiamo alla domanda, Don Alessandro, che le ho fatto prima della pubblicità, e quindi ci sono tanti aspetti da tener conto. La risposta qual è? Diciamo che prima facevi riferimento alle tante apparizioni che anche sì, ci nel sono nostro secolo anche si oggigiorno stanno diverse persone sì. che millantano, credono certo. o davvero, magari usiamo il condizionale, vedrebbero la Madonna. Lei mi insegna, la Madonna è una sola, però quale attendibilità noi potremmo dare a questa gente, a queste persone che comunque affermano con certezza ciò di cui stanno dicendo? Uno degli elementi che a parer mio è fondamentale per garantire l'autenticità di un'apparizione, anche di un fenomeno straordinario quale può essere quello delle stimmate, no? Questo elemento secondo me è proprio l'umiltà della persona o delle persone unita all'obbedienza nei confronti della Chiesa e quindi dell'autorità competente, che in una diocesi è appunto il Vescovo. E se noi guardiamo la figura di Bernadette o la figura dei pastorelli di Fatima, ci concentriamo molto sull'atteggiamento di umiltà che questi veggenti hanno avuto. Io credo che è proprio l'elemento che ci fa comprendere che la persona sta barando, e proprio quando non vive in umiltà la sua condizione, ma anche se siamo in uno studio televisivo, comincia a chiamare telecamere, ad apparire in televisione. Ecco, tutto questo ci fa capire che forse sono persone che hanno bisogno, ecco, di mettersi in mostra, di far parlare di sé. Coloro che invece vivono un vero fenomeno straordinario tendono sempre a chiudersi, a vivere nel silenzio, a vivere nell'umiltà. Oltre alle apparizioni, prima facevo riferimento anche ai fenomeni mistici straordinari. Prima Don Roberto ha anche fatto riferimento a Padre Pio. Sì. È stato fortissimo il legame tra San Pio e la Vergine Maria. Anche Padre Pio ha vissuto un fenomeno simile. Oltre che di apparizioni della Vergine o di angeli, Padre Pio ha avuto sul suo corpo i segni della passione di Gesù. Come per le apparizioni di Maria, come per le stimmate, come facciamo, come fa la Chiesa a comprendere che quella persona effettivamente vive quelle esperienze e non sta barando? Infatti, come viene analizzato questo fenomeno? Padre Pio per questo ha sofferto tanto. Io dico sempre, Padre Pio non ha sofferto per i dolori delle stimmate, ma perché a causa di quel fenomeno la Chiesa gli ha chiesto di vivere nel silenzio e nel nascondimento. Quindi per diverso tempo... Sbagliando, quindi? Non sbagliando, attuando proprio una strategia di prudenza e di attenzione nei suoi confronti. Okay. San Pio ha sofferto tanto perché gli è stato chiesto di non poter più confessare e non poter più celebrare messa in pubblico. Per capire, questo uomo sta mettendo se stesso al centro oppure effettivamente Gesù ci sta parlando attraverso la sua figura. Certo. Questo è l'elemento secondo me fondamentale che ci fa comprendere se un fenomeno mistico è vero oppure no.
Tra le altre cose mi viene in mente anche Giovanni Paolo II, giunto per la terza volta a Fatima il 13 maggio del 2000 in occasione della beatificazione dei due pastorelli. Questa riconoscenza rispetto a un messaggio di pace, diciamo, e questo invito ad una rigenerazione del cuore di tutti gli uomini. Quindi poi sappiamo che nell'81 fu... Proprio il 13 maggio del 1981, in uno dei segreti di Fatima, anche Don Roberto prima lo ha citato, nella terza parte si parla di questo uomo vestito di bianco che viene fucilato, una sorta di profezia di quello che accadrà proprio a Giovanni Paolo II, pontefice. Lui è diventato papa nel 1978, l'attentato è avvenuto nel 1981, quindi praticamente 3 anni dopo il suo essere stato eletto papa, e viene sparato in piazza San Pietro da colui che ormai tutti conosciamo, Ali Agca. Ed è per questo molto forte il legame tra Giovanni Paolo II e la Madonna, particolarmente la Madonna di Fatima. Tra l'altro c'è un elemento molto curioso che unisce la figura di Giovanni Paolo II a questa Madonna. Il proiettile che Ali Agca ha sparato e che miracolosamente è stato deviato senza colpire il cuore del Papa, adesso è custodito proprio nel centro della corona che vediamo sul capo di Maria. Giovanni Paolo II è stato un profeta di pace. Io credo che il tema della pace, così come è stato detto prima, sia quanto mai urgente in questo momento storico, non solo per le guerre che ci sono in Ucraina e in Russia, ma pensiamo anche alla terribile guerra che c'è proprio nella terra di Gesù. Noi come facciamo ad aiutare la gente a capire la centralità che ci porta poi a Gesù? E in questo momento particolare, mondiale, io penso che il segreto stia semplicemente nel vivere il Vangelo. Infatti quando la Madonna ha parlato ai pastorelli o ha parlato a Bernadette, non fa altro che mettere al centro quello che è il messaggio evangelico. Se noi apriamo i Vangeli sono 4, sono pochissime le parole dette da Maria. Uno dei brani dove la Madonna, io dico sempre, parla un po' di più, il momento in cui si reca dalla cugina Elisabetta e con il cuore colmo di gioia esplode con quel cantico del Magnificat, l'anima mia magnifica il Signore. La Madonna non parla molto, ma quando parla lo fa, e mi riferisco a quello che mi chiedevi poc'anzi, lo fa riportandoci a quello che è il messaggio puro del Vangelo e della parola di Dio. Stavo pensando anche alle immagini, rimandiamo alle immagini che hanno accolto la Madonna di Fatima al campo sportivo comunale in elicottero. Questo lo proponiamo per chi si fosse sintonizzato soltanto ora. C'era il sindaco di Terlizzi, l'ingegner Michelangelo Di Chirico, c'erano i religiosi, c'era Monsignor Domenico Cornacchia, e oggi c'è un programma molto... molto ricco, anche quello di domani, venerdì 10 maggio, oltre alle messe delle 7.30 e delle 9.30, nel pomeriggio a partire dalle 18 si terrà il rosario e poi ci sarà la celebrazione eucaristica officiata da Don Gaetano Corvasce. Sarà proprio lui alle 20 a tenere una catechesi. Don Alessandro, a proposito del momento e a proposito anche della domanda che le ho fatto sulla Madonna, perché la Madonna di Fatima sì e un'altra Madonna no? Proprio per completare il discorso che mi faceva pochissimi istanti prima. Beh, la Chiesa ha analizzato il fenomeno di Fatima. Quando parlavamo di prudenza prima, facevamo riferimento proprio a una analisi precisa e dettagliata che la Chiesa, attraverso anche determinate commissioni, ha vissuto e ha fatto nei confronti di questa apparizione di Fatima. C'è una congregazione chiamata Congregazione per la Dottrina della Fede che appunto si occupa di
analizzare la veridicità o meno di un'apparizione o di un fenomeno mistico. Prima Don Roberto ha citato l'allora cardinal Josef Ratzinger, prima di diventare Papa Benedetto XVI, il cardinal Ratzinger era proprio il prefetto della Congregazione della Dottrina della Fede, che è l'organismo della Santa Sede preposto proprio per analizzare questi fenomeni. Per cui non c'è una sorta di simpatia o antipatia da parte della Chiesa verso una Madonna piuttosto che un'altra, o verso un veggente piuttosto che un altro, ma c'è un lavoro che dura addirittura anni. Se tu pensi ai due veggenti più piccoli che sono morti, fratellini tra l'altro, no? Sì. Francesco e Giacinta Marto sono morti piccolissimi a causa di quella terribile malattia che al tempo si chiamava spagnola. Sono morti, ma quando sono stati beatificati? Sono stati beatificati tra morti nel 2000. Predette dalla Madonna stessa. Esatto, la Madonna aveva detto loro che avrebbero raggiunto quanto prima il paradiso, dicendo invece a Lucia che avrebbe dovuto percorrere una vita lunga. Infatti lo ha fatto fino all'età di 90 anni, circa 98 anni. Oltre 90 anni, 98 anni, diventando suora carmelitana, e poi è morta appunto nel convento di Coimbra, dove lei ha vissuto gran parte della sua consacrazione a Gesù e a Maria. Certo, la interrompo un istante soltanto perché mi ricollego con Terlizzi per salutare e ringraziare il collega, il giornalista Andrea Catino. Andrea, mi senti? Ripristiniamo subito il collegamento perché voglio parlare con... Eccolo qua, Andrea. Ciao, eccoci. Come vedi, come puoi vedere alle nostre spalle, tutta la comunità è riunita in preghiera, e quindi stiamo attendendo quando appunto finirà la celebrazione. Poi dopo la celebrazione ci sarà la processione che attraverserà l'intera città. Bene, io ti ringrazio Andrea. Grazie Andrea Catino. Torniamo in studio. Grazie perché... a voi, grazie a voi, linea allo studio. Sì, c'è un leggero ritardo, per cui attendevo il saluto del graditissimo collega. Il miracolo del sole era stato annunciato proprio dalla Vergine Maria. Che cosa possiamo raccontare a chi è ateo rispetto a questo miracolo del sole, rispetto a poi ciò che è accaduto realmente, oltre a ribadire a chi invece è credente che bisogna tener conto che Dio esiste e che in qualche modo si rappresenta attraverso tanti modi. Questi fenomeni straordinari, anche il fenomeno del sole, il fenomeno delle apparizioni, hanno influito molto nella scelta di fede di molti uomini e donne che nel corso della storia si sono dichiarati atei prima e credenti dopo. Direi che dinanzi a dei fenomeni straordinari così belli, ma soprattutto così inspiegabili, non si può non credere. E non è possibile non porsi delle domande sul trascendente, non porsi delle domande su Dio. Ma la cosa che mi preme di dire in questo momento è che un ateo non deve mai andare alla ricerca di un fenomeno straordinario, non deve mai andare alla ricerca di un fenomeno straordinario come quello del sole che comincia a ruotare su se stesso o a danzare. Perché? Perché questi sono fenomeni straordinari rarissimi. Se un ateo deve decidere di credere perché il sole ha cominciato a ballare, a ruotare su se stesso, quell'ateo non diventerà mai credente. L'ateo può diventare credente soltanto se un credente gli testimonia attraverso il suo modo di vivere il Vangelo la bellezza dell'amore con Gesù. E il motivo per cui molti atei rimangono atei è proprio questo: la mancata testimonianza da parte nostra, da parte dei cristiani. Poi questi fenomeni straordinari, se ci sono, ben venga, però... nella mia esperienza ormai decennale come sacerdote posso dire che
mai mi è capitato nessun fenomeno straordinario, ma la mia fede rimane ancora salda in piedi. Perché c'è convinzione che Dio esiste. No, semplicemente perché tutti i giorni ho la fortuna di avere tra le mie mani un piccolo sole, che è una piccola ostia bianca, e che è Gesù. Soltanto la fede può per chi darci, crede non è per poco. Chi crede non è poco. Io credo sia davvero un dono grandissimo per la vita. Torniamo ai segreti rivelati dalla Madonna di Fatima. Erano tre, ed era in realtà ne era soltanto uno, che si divide in tre. Sì, diciamo che noi chiamiamo il primo, il secondo, il terzo segreto di Fatima. In realtà sono stati, potremmo dire, sviscerati in più parti. Apparizioni, quindi. Apparizioni. In più parti. Sì. Soltanto quando la congregazione della dottrina della fede ha permesso di rivelare il contenuto dei misteri di Fatima. In realtà il primo e il secondo fanno riferimento a quel messaggio che la Madonna continuamente ha dato ai pastorelli di Fatima, ma anche a Bernadette, che è stato un messaggio di conversione. Suor Lucia, quando ha rivelato poi l'ultima parte del terzo segreto, proprio il Cardinal Ratzinger, prefetto della Congregazione della Dottrina della Fede, sintetizzando un pochettino quello che è il sunto del messaggio, ha detto che la Madonna ha invocato tutti gli uomini, tutte le donne di buona volontà a fare penitenza, a convertirsi, perché purtroppo il diavoletto si insinua nella vita degli uomini e delle donne di oggi. È vero che fu mostrato loro anche la visione dell'inferno a chi non si sarebbe pentito. Loro hanno visto la vita. Hanno avuto la visione dell'inferno, che però io dico sempre deve sempre essere messa in secondo piano rispetto alla visione del paradiso, perché il cristiano non deve vivere con la paura dell'inferno, ma il cristiano deve vivere con il desiderio della vita eterna. Sai, prima delle apparizioni della Madonna, i tre pastorelli qualche tempo prima hanno avuto un'altra apparizione, l'apparizione di un angelo. Sì. L'angelo chi è? È il messaggero di Dio, colui che ci dice quello che Dio vuole da ciascuno di noi, dalla nostra vita. L'angelo è un messaggero di Dio, quindi viene dal paradiso. È vero, c'è stata la visione dell'inferno, ma senza dimenticare anche la visione del paradiso, perché il cuore dell'uomo deve sempre tendere verso Dio. Prima parlavo del diavoletto, anche per sdrammatizzare un po', che noi lo immaginiamo come con la forca uno che viene di notte a spaventarti. Ahimè, oggi il maligno non si manifesta in quel modo anche, ma non del tutto, ma si manifesta attraverso quelle forme che purtroppo ci piacciono, ma che in quel momento ci stanno ingannando. Pensiamo alla cultura dell'immagine, alla cultura del piacere, la voglia del successo, il potere. Sono tutte cose che piacciono. Lui è furbo. A cui l'uomo ambisce, certo. Ecco perché ti dicevo che lui è molto astuto, perché l'uomo non andrebbe mai dietro ciò che fa male, dietro ciò che fa paura, dietro ciò che non mi piace. L'uomo segue ciò che è bello, ciò che piace, ma ahimè, se non stiamo attenti e se non facciamo discernimento, soprattutto attraverso un esercizio quotidiano di preghiera, il cuore si allontana da Dio. Vero. Penso anche ai papi e alla loro devozione alla Vergine Maria. C'era Pio XI anche. Il primo a recarsi a Fatima è stato Papa Paolo VI, colui che ha continuato il lavoro del Concilio Vaticano II aperto da Giovanni XXIII. Quindi da Paolo VI fino a Papa Francesco, tutti i pontefici. Io con lei vado a braccio, perché lei sa davvero tante cose. Ho studiato stanotte. Tutti i pontefici sono andati a Fatima, da Paolo VI, Giovanni Paolo I. Mi soffermo un 30 secondi, se me lo permetti. Assolutamente, su Giovanni Paolo I, che è stato il predecessore di Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo I, prima di diventare Papa, era patriarca di Venezia. Come patriarca di Venezia
si è recato in visita a Coimbra da Suor Lucia. Suor Lucia stava diventando anziana e quando ha incontrato l'allora cardinale Albino Luciani non lo chiama Eminenza, ma vedendolo gli dice Santo Padre. Questo è un chiaro segno di questa ulteriore veggenza che Suor Lucia ha avuto, facendo capire ad Albino Luciani che tu sarai Papa, ma dovrai soffrire molto. Infatti Papa Luciani è stato Papa soltanto per 33 giorni, poi il suo segretario lo ha trovato morto nel suo letto. Certo, io quindi Giovanni Paolo II e poi Benedetto XVI e Papa Francesco, tutti siamo quanti. Quasi in chiusura, a proposito di programma, sabato 11 invece sempre a Terlizzi, oltre ad assistere alle messe mattutine, quella delle 7.30, quella delle 9.30, quella appunto sempre in concattedrale, dalle 10 alle 12 ci sarà l'adorazione eucaristica, poi nel pomeriggio intorno alle 17.30 i ragazzini e le ragazzine del catechismo, anche loro protagonisti, si incontreranno per pregare. Poi alle 18.30 il Santo Rosario che precederà la Santa Messa. In serata alle 20 invece il concerto meditativo. Sappiamo che siamo in questo caso a sabato, c'è anche domenica, c'è poi lunedì. Insomma, un programma, come dicevamo appunto Don Alessandro, ricco. C'è grande partecipazione, lo vediamo dalle immagini, qualcuno si definisce, io insisto con la parola ateo, però mi sembra di capire che anche chi non creda spesso è presente in questo tipo di eventi, in questo tipo di manifestazioni. Che cos'è che si cela nella mente di determinate persone che possono essere certamente più intelligenti di noi, così come in alcuni casi andrebbero rivisti, però al di là della mia battuta, come la spiegherebbe lei, secondo il suo punto di vista, secondo il suo essere uomo di religione? Ma gli atei, coloro che si professano atei e che partecipano a questi eventi, io li dividerei in due squadre. Io sono un amante del calcio, approfitto per salutare tutti gli juventini che sono in collegamento, li dividerei in due squadre. Poi mi divide a me i telespettatori, ora chi non è juventino... Va bene, poi in confessione, recuperiamo. Li dividerei prego. In due squadre, i curiosi, quindi l'ateo curioso che si affaccia per vedere questo evento. Siamo nella festa di San Nicola a Bari, quanti che si professano atei si recano in basilica? Tantissimi, per esempio per assistere al fenomeno della manna. E poi c'è l'altra squadra, coloro che si professano atei ma che cercano il Signore. Una volta leggendo un libro sulla vita del grande giornalista Indro Montanelli, lui era un grande ateo, mi colpì una frase a proposito della morte, dell'incontro con Dio. E lui dice, quando, se un giorno dovessi trovarmi di fronte a Dio, io che sono stato ateo, sono certo che il Signore non si arrabbierà con me perché sono stato ateo, ma mi abbraccerà perché in vita l'ho cercato. Per cui tra questi atei che partecipano a questi eventi, certamente ci sono dei curiosi, ma io sono certo la ci condivido sono anche come affermazione, tante persone cercatrici e cercatori di Dio. Certo. Allora, intanto ricordiamo invece la giornata finale, la festa solenne della Madonna di Fatima, il 13, dopo le varie messe, 7.30, 9.30, a sera, a partire dalle 18.30, si terrà invece il Santo Rosario. Subito dopo si terrà la Santa Messa, a cui seguirà la fiaccolata per il centro della città e si partirà, lo sa bene chi è di Terlizzi, da Corso Umberto I. L'effigie sarà custodita dove? A casa Betania, se non sbaglio. Casa Betania. Betania, sì. Ok. E prima appunto per la ripartenza della statua, della sacra effigie in Portogallo. Allora, io ringrazio Don Alessandro, grazie per essere stato qui con noi, averci raccontato davvero degli aspetti salienti, interessanti, soprattutto e anche per i religiosi. Grazie al nostro pubblico che ci ha scelto, ci ha seguito fin qui con le nostre dirette, in questo caso anche con questa diretta di Pomeriggio Sud. Noi ci vediamo domani, l'appuntamento di Pomeriggio Sud è sempre alle 16.15, da lunedì al venerdì. Ciao a tutti, buon pomeriggio.